Buongiorno a tutti, in questa lezione ci troviamo nella piattaforma PHET, che è una piattaforma molto interessante perché permette di effettuare delle simulazioni con oggetti, strumenti, soprattutto che riguarda la fisica e la chimica. In questa lezione andremo a studiare le cosiddette leve. Andremo a vedere prima di tutto cos'è una leva e poi andremo a vedere come funziona una leva e andremo anche a fare alcuni esercizi per capire meglio come funzionano e cosa sono. Ecco che qui abbiamo un ripiano che poggia su una parte centrale e poi ci sono due colonne che servono semplicemente a fermare questa trave. E qui abbiamo due estintori di 5 kg ciascuno e un recipiente per rifiuti, di 10 kg. Quindi si suppone che sia pieno. Innanzitutto, cos'è una leva? Sicuramente tutti abbiamo avuto a che fare con le leve. Cosa sono? Chiunque, quante volte ci è capitato di usare le forbici, l'apribottiglie, lo schiaccianoci, le tenaglie, la carriola, la canna da pesca e altri oggetti di questo tipo. Tutti questi attrezzi, apparentemente così diversi, si basano tutti sul principio della leva. Che cos'è la leva? La leva è una macchina semplice che permette di equilibrare o vincere una forza detta resistenza mediante un'altra forza detta potenza. Capiamo meglio questa definizione. Se io ci metto qui questo estintore, ovviamente tutto è in equilibrio perché tutto è fermato da queste due colonne, ma se io vado a togliere, a eliminare queste due colonne, ovviamente che succede? Che il peso dell'estintore fa piegare il tutto verso destra. Ora, qual è la forza che io devo applicare? Ovviamente se io metto un altro estintore da quest'altra parte, ovviamente lo metto, poiché pesa 5 kg, lo andrò a mettere a un'uguale distanza da qui, quindi lo metterò qui. Questa forza permette di tenere esattamente in equilibrio questa trave. Ecco cos'è una leva. Io praticamente ho utilizzato questo strumento, che chiamo da questo momento in poi chiameremo leva, per equilibrare la forza iniziale che ho messo sopra. Io ci ho messo un altro estintore qui per equilibrare questa forza. Togliamo questo estintore. Se io ci metto questo di 10 kg, ovviamente se lo metto a uguale distanza pesa di più, si piega verso sinistra. Ovviamente lo dovrò mettere per equilibrare a una distanza inferiore, che non è neanche questa, ma sarà sicuramente questa qui. Ecco qui, in questo caso abbiamo utilizzato una forza, questa qui, che chiamo potenza, per equilibrare quest'altra forza che chiamo resistenza. E come si chiama questo punto centrale su cui ruota questa leva? Si chiama fulcro. Quindi questo è uno strumento formato da un fulcro centrale, una resistenza, che è quella che ho messo all'inizio, e una potenza, che è quella che io utilizzo per neutralizzare la resistenza iniziale, cioè equilibrarla. Quindi, ricapitolando, la resistenza è la forza da vincere o equilibrare, nel nostro caso questo estintore. La potenza è la forza applicata per vincere la resistenza, in questo caso è questo. Poi abbiamo il fulcro, che è il punto fisso attorno a cui ruota la leva, che è costituita da un'asta rigida, eccola qui, questa gialla, libera di ruotare. La distanza della potenza dal fulcro si chiama braccio della potenza, cioè questa qui, da qui a qui, e poi abbiamo da qui a qui, che è il braccio della resistenza. Guardiamo qui che possiamo anche, se io metto questo, possiamo anche aggiungere la forza peso, vedete,
che è rappresentata da una freccia, sappiamo che le forze vengono rappresentate con delle frecce, e possiamo anche mettere queste due frecce che, in base alle quali possiamo vedere meglio se la leva è in equilibrio. Poi possiamo anche aggiungere un righello dove possiamo leggere le distanze della resistenza o della potenza dal fulcro. In questo caso la resistenza dista 1,5 m dal fulcro. E poi posso mettere anche i contrassegni, che invece dei centimetri mi danno semplicemente la posizione della resistenza. Andiamo ora a vedere meglio qualche esempio. Eccoci qua. Qui adesso possiamo giocare un po' con più oggetti. Vediamo qui che per esempio abbiamo dei mattoni. Abbiamo un mattone da 5 kg, qua ne abbiamo 2, quindi 10 kg, qui ne abbiamo 3, 15 kg, o 4, 20 kg. Oppure possiamo mettere anche delle persone, qui andiamo su pesi maggiori, 20 kg, 80 kg, altre persone 30 kg, 60 kg, oppure degli oggetti misteriosi di cui non conosco il peso, anche qui, e basta. Allora, che succede? Io ovviamente se metto qui una persona di 30 kg, adesso mettiamo il righello così è più semplice. Ecco qui. Questo si trova a 1,5 m dal fulcro, quindi il braccio della resistenza è 1,5 m. Ovviamente se metto la potenza e gli metto un altro bambino da qui di 30 kg, che ha lo stesso peso, alla stessa distanza, cioè qui, e tolgo le due colonne, il tutto rimane in equilibrio. Perché? Perché i due bambini si trovano alla stessa distanza dal fulcro, hanno lo stesso peso e quindi è tutto in equilibrio. Ovviamente se questo bambino lo metto più vicino, anche se ha lo stesso peso, tutto tende verso destra. Quindi questo che fa capire come mai se i due bimbi hanno lo stesso peso, pende tutto a destra? Perché un'altra cosa che è importante non è tanto, non è solo il peso del bambino, ma è anche la distanza, cioè il braccio della potenza e della resistenza. Poiché il braccio della resistenza è maggiore del braccio della potenza, tutto pende a destra. Quando è quindi che la leva si trova in equilibrio? La leva si troverà in equilibrio quando verrà rispettata la seguente formula: potenza per braccio della potenza deve essere uguale alla resistenza per il braccio della resistenza. E allora qui è facilissimo, perché? Guardate qui, facciamo ora un gioco. Allora, qui abbiamo un mattone che si trova alla distanza di 0,5 m dal fulcro, qui. Dove lo devo mettere? Quindi c'è scritto bilanciami, quindi devo poggiare questo mattone alla distanza giusta per equilibrare tutto. Ma qui è facile, ha lo stesso peso, quindi lo devo porre alla stessa distanza. Infatti se faccio il controllo è tutto giusto. Ora che succede? Successivo. Stavolta lui mi chiede che succederà. Allora i due oggetti hanno diverso peso, però sono alla stessa distanza. Ecco che entra in gioco la formula di prima. Devo verificare che il prodotto della potenza per il braccio della potenza sia uguale al prodotto della resistenza per il braccio della resistenza. Cioè 10 per 2 che fa 20 deve essere uguale a 5 per 2. No, no, perché 10 per 2 fa 20, 5 per 2 fa 10. Dove è maggiore? A sinistra, quindi tutto penderà a sinistra. Vediamo. In questo caso lui chiede di bilanciare il tutto. Dove devo poggiare questo? Prima il caso era semplice perché l'oggetto da dover poggiare aveva lo stesso peso di quello già appoggiato sulla leva. Se io poggio questo e lo mette alla stessa distanza, non va bene, perché 10 per 0,5 fa 5, 5 per 0,5 fa 2,5, quindi penderà tutto a destra. Se
Io devo fare in modo che il prodotto di 5x05 sia uguale al prodotto di 10 per questo numero. 5x05 è 2,5, quindi io devo moltiplicare 10 per un braccio che sia tale da dare lo stesso numero, cioè 2,5. Proviamo. Ecco, se io metto questo qui, 10 per 0,25 fa proprio 2,5. Quindi tutto dovrebbe essere in equilibrio. Vediamo. Perfetto. In questo caso lui mi chiede qual è la massa. Allora, prima di tutto devo, per calcolare la massa, prima devo bilanciare. Io devo andare a tentativi fin quando bilancio il tutto. Ecco, questa è la posizione giusta. Allora, per sapere la massa, io so che poiché ho l'equilibrio, deve succedere che 10 per 0,5 deve essere uguale a questa massa per 0,5. E poiché però sono alla stessa distanza, qui è facile il calcolo, i due pesi devono essere uguali, perché il braccio è uguale, quindi anche i pesi devono essere uguali. Quindi se questo è 10, anche questo dovrà essere 10. Quindi io qui seleziono 10, controllo. Vediamo il caso successivo. Cosa succederà? Allora, qui abbiamo una massa di 15 kg a sinistra e una massa di 10 kg a destra. Tutte e due alla distanza di 1,25 m dal fulcro. Ovviamente i bracci sono uguali, però le masse non sono uguali. Qual è la massa maggiore? Questa di sinistra. Quindi tutto penderà a sinistra. Infatti, se io faccio 15 per 1,25 mi verrà un numero maggiore di 10 per 1,25. In questo esempio lui mi chiede qual è la massa, quindi vado prima a bilanciare il tutto, quindi vado a tentativi. Ecco qui. E vado a fare il prodotto e facciamo 90 per 0,75 e viene 67,5. Ora, poiché questo prodotto qui deve dare proprio 67,5, se io divido 67,5 per 1,5 dovrei avere la massa. Quindi faccio diviso 1,5, che è il braccio, questo braccio qui, e mi viene 45. Proviamo a mettere 45, vediamo cosa succede. Perfetto. Quindi abbiamo visto come la leva sia uno strumento che permette di equilibrare il tutto. Quindi di poter applicare una potenza che equilibra una resistenza. Abbiamo vari tipi di leve, tre tipi. In questo caso qui, come questi esempi che abbiamo visto, dove il fulcro si trova al centro e la potenza e la resistenza si trovano ai due lati, abbiamo una leva di primo genere. Una leva invece di secondo genere si ha quando si ha il fulcro che si trova qui. Poi abbiamo la resistenza che si trova al centro e la potenza che si trova dall'altra parte. Un esempio di questo tipo è lo schiaccianoci, perché la vite dello schiaccianoci è il fulcro, la noce che noi schiacciamo è la resistenza e la nostra mano che schiaccia, che spinge e schiaccia la noce è la potenza. E poi abbiamo le leve di terzo genere, dove invece il fulcro sempre si trova qui, però qui abbiamo la potenza e qui la resistenza. È un esempio, le pinzette per le sopracciglia. Noi abbiamo il fulcro che si trova all'estremità, la nostra mano che preme sulla pinzetta e la ciglia che è la parte che rappresenta la resistenza della leva. In questo caso la potenza, la nostra mano che preme, si trova esattamente al centro, tra fulcro e resistenza. E con questo è tutto.
Abbiamo visto cos'è una leva, abbiamo fatto alcuni esperimenti, ora tocca a voi esercitarvi con questa interessante e piacevole applicazione che potete trovare online. Ciao a tutti!